Rifiuti interrati e sostanze contaminanti, più di 500 i campioni analizzati da Art Abruzzo. Un territorio vasto, quello sotto esame, che si estende per 235 ettari e per oltre 9 chilometri di lunghezza. Lo studio ha evidenziato la diffusione degli agenti per tutte le aree perimetrate del SIN, da Bussi sul Tirino a Torre dei Passeri, da Lano a Rosciano, coinvolgendo le due province di Pescara e Chieti. Arsenico, piombo, mercurio, sostanze nocive, e la nostra caratterizzazione permetterà ai soggetti che ulteriormente interverranno di fare cose idonee ai fini della bonifica. L'intervento, durato un paio d'anni, è stato compiuto attraverso monitoraggi delle acque sotterranee, analisi dei terreni, anche di superficie, caratterizzazione dei sedimenti e delle acque superficiali dei fiumi Tirino, Pescara e Orta, e poi campionamenti dei tronchi d'albero, ovviamente analisi di laboratorio. Un'emergenza ambientale sostanzialmente non c'è, perché di fatto la situazione ormai è ben inquadrata e le bonifiche sono in corso. Noi abbiamo semplicemente permesso di completare con le nostre indagini quello che è un modello concettuale che è stato già definito ampiamente nell'ambito di tutte le istruttorie che sono state fatte, restituendo di fatto alla collettività una situazione di fatto più completa che permetterà di orientare gli interventi da parte dei soggetti privati per la restituzione delle aree alla collettività per il loro utilizzo ai sensi di legge. E inoltre i risultati del piano sono importanti anche dal punto di vista della quantità e della qualità dei dati conseguiti, perché spostano l'attenzione su un tema di fatto non affrontato a livello legale più di tanto, che è quello della qualità dei sedimenti dal punto di vista chimico, nei quali noi abbiamo trovato un impatto derivante dalla contaminazione e dalla presenza dei rifiuti, con presenza anche di rifiuti in alveo fino a profondità importanti, ma localizzate solo in prossimità dei centri di pericolo. L'obiettivo: fare il punto sul completamento del piano di caratterizzazione del sito di interesse nazionale dell'area di Bussi sul Tirino, messo a punto dall'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, nell'ottica del programma di bonifica del sito stesso a seguito della scoperta delle discariche nel 2007.